Allarme meteo della Protezione Civile per il maltempo nel fine settimana. Intanto fa discutere l'obbligo dei pneumatici invernali al posto delle catene. Cristina Raschio e Laura Squillaci. Pioggia, neve a bassa quota e soprattutto freddo polare. È quello che ci aspetta a partire da domani, con temperature minime che raggiungeranno meno 10 gradi. E in arrivo dalla Groenlandia una forte perturbazione che porterà nevicata al nord, a Milano, verso l'Emilia e il Veneto. La neve è già caduta in Campania. Questo era il Vesuvio di prima mattina, con la cima completamente innevata. Nel viterbese strade imbiancate, grandine e traffico rallentato. Nel tratto ferroviario regionale tra Soriano e Viterbo la circolazione è interrotta. Nevicate attese a quote pianeggianti su tutta la pianura padana a partire dal primo pomeriggio, poi fino alla notte inoltrata. Al centro questo tipo di perturbazione si manifesterà con pioggia su Toscana e Lazio e le nevicate saranno inizialmente a quote un po' elevate. Andrà meglio soltanto al sud. In Toscana è allerta meteo per tutte e 10 le province per rischio idrogeologico. Nel Pisano, dove ieri è crollata una parte dell'argine di un torrente, sono ancora senza esito le ricerche di un anziano disperso. Si temono altri crolli. Per un miglioramento bisognerà aspettare la giornata di domenica, pur ancora con venti abbastanza sostenuti di bora e con nevicate ancora nelle zone interne appenniniche. Catene da neve addio, al loro posto solo pneumatici invernali. Per ora si tratta di un emendamento al decreto sviluppo approvato in commissione al Senato, ma potrebbe diventare realtà se passasse all'esame dell'Aula. La norma prevede l'obbligo per gli automobilisti di utilizzare esclusivamente gomme da neve fuori dai centri abitati in previsione, si legge nel testo, di manifestazioni atmosferiche nevose di rilevante intensità. Rilevante intensità che andrebbe valutata caso per caso dalle forze dell'ordine. Una volta scattato l'obbligo, poi, i gestori delle strade avrebbero comunque la possibilità di scegliere se consentire o meno l'uso delle catene. È un emendamento di buon senso, volto a favorire la mobilità e la circolazione in condizioni estreme e per limitati periodi di tempo, cioè quando c'è in atto o è prevista una forte nevicata. I consumatori però sono già sul piede di guerra contro un provvedimento che giudicano iniquo e confusionario. Questa legge non fa altro che andare a incidere direttamente nelle tasche dei consumatori che nel settore auto soprattutto, oltre ad aver subito un aumento dei costi dei carburanti e dei pedaggi, oggi si vedono obbligati a effettuare una nuova spesa. In attesa di capire se il provvedimento sarà approvato in Parlamento, ricorda ANAS, l'obbligo di catena di pneumatici invernali è in vigore in tutte le regioni, in alcune dal 1 novembre, in altre dal 15.